ad Angelica Donati, visto che è un'esperta di PropTech, le chiedo proprio di parlarci un po' di questo. Che cos'è e quali prospettive ha con il 5G? Allora, facciamo un passo indietro. Il PropTech è un acronimo, significa Property Technology, quindi sono le tecnologie per il real estate, per il mondo costruito. All'interno di questo enorme ecosistema che ormai a livello globale vale decine e decine di miliardi, c'è anche una nicchia che si chiama ConTech, che è Construction Technology, quindi le tecnologie per il mondo delle costruzioni, che sono tutte quelle tecnologie che noi mettiamo in campo per costruire in maniera più innovativa. Il mondo delle costruzioni, che ovviamente è più la mia specialità, visto il settore in cui opero e l'associazione che dirigo, è un mondo che è sotto una fortissima pressione per innovarsi in questo momento. È una delle industrie che ha meno investito in innovazione negli ultimi decenni. È stata fatta di recente uno studio da parte di McKinsey che ha classificato il mondo delle costruzioni al penultimo posto a livello di investimento in ricerca e sviluppo e di innovazione a livello globale. Quindi è peggio delle costruzioni solo l'agricoltura. Quindi è un settore che ha sempre sofferto molto di non essersi evoluto, di aver continuato ad operare con metodi tradizionali, vecchio stile, diciamo, che sono gli stessi o sono stati per tanti anni gli stessi di quelli che si usavano 50 anni fa. Adesso però il mondo sta cambiando per una serie di motivi che viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni. C'è il tema centralissimo, urgentissimo del riscaldamento globale. Sappiamo tutti che le emissioni, l'altissimo livello di emissioni a livello globale sta portando le temperature ad aumentare. Di recente al COP26 hanno confermato l'impegno a cercare di limitare l'aumento della temperatura a livello globale ad 1,5 gradi entro il 2030, anche perché l'ONU ha di recente pubblicato uno studio che è stato molto molto chiaro. Se dovessimo superare questo 1,5 gradi di riscaldamento, se dovessimo arrivare a 3 gradi, le conseguenze sarebbero catastrofiche. Noi qui in Italia già lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, ci sono fenomeni meteorologici estremi all'ordine del giorno, basta guardare quello che è successo nelle ultime settimane. Perché dico questo? Perché il mio settore è un settore che ha un impatto estremamente grande a livello ambientale. Ci sono dati leggermente divergenti tra dati italiani, europei e globali, ma in generale l'ambiente costruito è responsabile per circa il 40% delle emissioni di CO2 a livello globale, di cui all'incirca il 30% sono riconducibili alla gestione e il 10% alle costruzioni. A livello europeo noi produciamo, noi intendo l'ambiente del real estate e delle costruzioni, produce il 40% dei rifiuti ed è responsabile per il 50% del consumo delle materie prime. Quindi è un settore che è da un lato altamente impattante e quindi di conseguenza può essere molto risolutivo su questo problema, adottando delle misure che ci portino a essere più efficienti e più sostenibili. Ho fatto tutta questa premessa perché è chiaro che uno dei primi principi che noi come settore vogliamo mettere in piedi è quello dell'economia circolare, dell'efficientamento energetico, ma tutte queste misure che ci portano a essere più sostenibili hanno bisogno di una base sottostante di innovazione tecnologica, di monitoraggio, di raccolta dati, di analisi dati, di innovazione dal punto di vista dei processi, di innovazione dal punto di vista dei materiali, di innovazione dal punto di vista anche delle tecnologie che usiamo, che ne so, per l'isolamento termico, piuttosto che per il riscaldamento, per l'illuminazione, eccetera, eccetera, per poter essere fruibile. E quindi, per rispondere alla sua domanda, diciamo, in maniera un po' allargata, le tecnologie sono uno dei pilastri fondamentali per poter mettere in atto le nostre ambizioni, i nostri obiettivi dal punto di vista di sostenibilità e circolarità, che poi per il settore delle costruzioni sono particolarmente importanti, perché comunque, parlando di un altro tema estremamente attuale, l'Italia è il più grande beneficiario del PNRR che sta iniziando ad arrivare in questi mesi, però il PNRR si basa su un principio fondamentale che è il Green New Deal europeo,
che ci richiede di abbattere le emissioni a livello europeo del 55% entro il 2030 e del 100% entro il 2050. E quindi ancora di più per un settore come il mio, che comunque in un modo o nell'altro è toccato, ha accesso al 48% dei fondi che arriveranno in Italia col PNRR, è importante avere una risposta sostenibile e innovativa per poter rispondere alla domanda. La percezione è che l'utilizzazione del 5G possa portare degli effettivi benefici sia per quanto riguarda il vecchio patrimonio immobiliare sia per quanto riguarda quello che c'è da costruire, è corretto questo? Beh, sicuramente noi in Italia abbiamo storicamente un problema anche di collegamenti, di connessioni sia fisiche che digitali, e quindi qualsiasi modo che si possa trovare per rendere più connesso e più fruibile il territorio italiano è sicuramente un enorme valore aggiunto. Questi fondi del PNRR possono effettivamente, dopo il super bonus che ha varato il governo, possono ridare slancio al settore? Beh, lo stanno già iniziando a dare. Lei ha citato il super bonus e in questo momento è un volano importantissimo per il comparto delle costruzioni. Le dico, mi sono segnata un paio di dati, ma a fine ottobre erano stati aperti più di 57.000 cantieri in tutta Italia per una spesa complessiva di 9,7 miliardi di euro, che è stata un'impennata molto forte nella seconda metà dell'anno dopo che la misura è stata semplificata. È chiaro che il superbonus non è la risposta a tutto, è molto utile è molto importante come misura per invogliare i proprietari di immobili privati a riqualificarli, perché il nostro patrimonio costruito è in buona parte in mano a privati che devono avere un modo per poter portare appunto le loro proprietà in linea con gli standard di risparmio energetico, gli standard di sostenibilità che ci porterebbero poi a raggiungere gli obiettivi che sono stati prefissati per il 2030 e il 2050. Ha un effetto molto positivo sul comparto delle costruzioni e anche su tutta la filiera e su tutta, diciamo, l'economia connessa alle costruzioni, perché ogni euro speso in costruzioni ha una ricaduta positiva sull'indotto di 3,5 volte. È una misura che al momento è a termine, questo sta creando anche un po' un fenomeno di surriscaldamento, perché c'è un po' la corsa all'oro per cercare di ottenere questo incentivo, e si è visto nella carenza di ponteggi, ad esempio, si è visto nella carenza di manodopera, perché ad oggi l'ANCE ha fatto una stima che per portare a compimento solo i lavori di oggi, senza pensare a tutti quelli futuri che emergeranno con gli investimenti che adesso stanno partendo del PNRR, ci vogliono 265.000 addetti in più. E quindi abbiamo un problema enorme anche di reperimento della manodopera. Lei mi chiedeva se il PNRR ha altri sbocchi, ce ne sono mille. Ci sono le infrastrutture sostenibili che cubano una sessantina di miliardi e sono importantissimi sia per l'Italia, per tutto il tema dei collegamenti, che qui ancora non sono molto, molto uniformi, diciamo, nella loro efficienza. C'è tutto il tema della rigenerazione urbana nei centri storici cittadini, che un po' si lega anche a quello che lei diceva prima. C'è tutto il tema del patrimonio di edilizia scolastica, perché noi in Italia abbiamo un problema enorme con le scuole. Ci sono tantissimi capitoli che possono portare sia un ritorno positivo per il settore, ma ancor di più un effetto positivo per l'economia del paese e per i target sostenibili che abbiamo.